Allora, abbiamo visto praticamente tutti i possessivi, vero? Quelli maschili singolari, maschili plurali, femminili singolari, femminili plurali. Sempre ovviamente abbiamo detto con l'articolo. Ma abbiamo una grande eccezione. Qual era? L'abbiamo parlato prima. La famiglia. La famiglia. Famiglia. Okay. Allora, i parenti. Ma occhio, non sempre. Ah, la regola è specifica. L'eccezione sono i parenti al singolare. Quando parliamo di parenti al singolare, non usiamo articolo. Ok? Allora io non posso dire la mia madre. No, è un errore. Ma io devo dire mia madre. Tuo padre. E suo fratello, nostro zio, vostro cugino. Che cos'era il cugino? Primo, primo, primo. Primo. Ma io dico loro nipote? No creo. Non credo. Il loro. Il loro nipote. Esatto. Poi Non oggi si può imparare loro. credete bene. Il possessivo loro usa sempre, 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 ma sempre l'articolo. Il 100% delle volte il possessivo loro userà articolo. Allora io dico il loro nipote, il loro padre, il loro zio, il loro fratello, eccetera. De disculpa, Sí. si me oyen. No, es que tengo, me dice activar audio, pero es que el mouse está. Ya. No, sí, se oye, se Ok, oye. perfecto. Bene. Allora, che cosa succede al plurale? Quale sarà il plurale di mia madre? Le mie madri. Le mie madri. Le mie madri. Il plurale di tuo padre? Miei. I tuoi sì. I Tuoi. tuoi padri. Occhio, quando io dico le mie madri, i tuoi padri, significa due madri donne, due padri uomini. Quando faccio uomo e donna, come diventa? Genitori. I miei genitori. Funzionerebbe anche per due madri e due padri, però è l'insieme. L'insieme come concetto unico sono i genitori. I miei genitori. E puoi dire soltanto i miei, Esatto. se capisce che i tuoi genitori. Esatto. Tu quando vuoi dire i miei genitori, basta I che miei. i miei e si capisce. Che sono i genitori. Ricordate il Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi? E funziona, come vedi, con quello funziona anche con non solo i miei, ma i tuoi, i suoi. Ok. Senza dire che cosa, si capisce che sono i genitori. Genitori. Bene, il plurale di suo fratello? I suoi I suoi fratelli. 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 Il plurale di nostro zio? I vostri zii. I vostri I zii. nostri, siamo nel Ah, nostro. i nostri sì. I nostri zii, bene. Il plurale di vostro cugino? I vostri cugini. I vostri cugini. E finalmente il plurale di il loro nipote.
I loro nipoti. Esatto. I loro nipoti. Mm-hmm. Bene, allora, come abbiamo visto qua, solo quando parliamo di parenti al singolare, non usiamo articolo. Se parliamo al plurale, di nuovo usiamo articolo, sempre. Mm-hmm. Benissimo. Adesso l'eccezione dell'eccezione. Tante eccezioni. Sì, sì, sì. Però beh, adesso, perché io, anche se pensiamo anche questa, no? Anche loro è un'eccezione dell'eccezione. Però beh, no, non la contiamo, la contiamo come che no. Allora abbiamo solo un'eccezione. Che cosa succede se io invece di dire madre dico mamma? Succede che io non posso dire mia mamma, io dico la mia mamma. Perché? Perché la forma più familiare, più carina, no? Più vicina di parlare dei parenti, usa sempre articolo. Ma occhio, occhio, se io mi sbaglio qua e non uso articolo, non è un problema. Stavo leggendo che è ormai una regola che l'uso comune ha detto che possiamo anche usare articolo se vogliamo, o non usare articolo se vogliamo. Ok? La mia mamma o mia mamma funziona bene. Grammaticalmente sarebbe un errore, però l'uso quotidiano ha fatto che non è più un errore. Mm-hmm. Quali altri parenti così vicini, così familiari abbiamo? Mamma. Mamma mia. La suocera. No, suocera è un parente comune. Ah no, familiare come più, mamma. Più vicino, no? Come mamma invece di madre. Un papà. Papà. Poi? Un'altra forma di chiamare al papà? Babbo, babà, padre. Babbo. No, padre è la forma normale, la forma reale. Io adesso stiamo parlando delle forme diverse, le forme più vicine, più familiari. Babbo? Babbo. Babbo. Papà o babbo? Papà è più comune al nord e babbo più comune al sud. Babbo. Abbiamo altre. Quale potrebbe essere, per esempio, la sorellina? Ah, come. E al maschile come sarà? Fratellino. Fratellino. Cuginetta. Mm-hmm. Nipotini. Nipotino, nipotina, nipotini. Cuginetto come primito? Sì. Nipotino, eso sì, ciao, sì. Sorellina, fratellina. Nonnina, sonnino. Poco comune, ma zietto. Tito. Tito, tita, una cosa così. Non è molto comune, ma esiste. Ho sentito anche il zione. Zione? Ah, no, sì. Non l'avevo mai sentito. Ma in un film. Uh-huh. Era il zio che parlava con i nipoti e lui diceva, eccovi qua, non mi ricordo, il zione, e parlava del zio. Lozione, sì. Ah, sì. Alla fine sì, tutte queste forme, se magari c'è uno in una famiglia, invece di dire, che ne so, mamma, dicono mammina, e può darsi, no? Perché queste parole non sono dell'italiano, non sono da dizionario. Sono tutte forme colloquiali, informali, familiari,
È regionale, forse. C'è molto di regionale, ovviamente, come dicevo prima, per esempio, la differenza tra babbo e papà. C'è molto di culturale, no? Bene. Allora, tutte queste forme usano articolo. Ah, la mia mamma, il mio papà, il mio babbo, la mia sorellina, il mio fratellino, il mio cuginetto, eccetera. Mettiamo qua un eccetera. E poi, l'altra eccezione era quando noi mettiamo un aggettivo dopo il parente. Ah, per esempio, io dicevo, non posso dire mia sorella maggiore, devo dire, e questo sì che è regola, la mia sorella maggiore. In generale funziona con tutti gli aggettivi, però in generale usiamo molto, molto di più quello maggiore, minore. Se parli dei figli, il mio figlio minore, non puoi dire mio figlio minore, no, il mio figlio minore. Ed ecco, queste sono i possessivi con l'eccezione dei parenti al singolare, con l'eccezione dell'eccezione loro, sempre con articolo, con i parenti in forma più informale e finalmente quando mettiamo un aggettivo. Tutta la regola dei possessivi l'abbiamo fatta in 25 minuti. Bene, è un possessivo express. Ok, avete domande, avete dubbi, qualsiasi cosa volete chiedere? Non quanto riguarda il possessivo, perché questo è più facile. Suppongo che, aspetto che siento o sione, quando è sia, sieta, siona, non lo so. Yeah, sì. Sembra un po' strano, Tiona. Milo. Perrito. Ah. Bene. Ok. Visti i possessivi, facciamo un altro ripasso del futuro. Futuro semplice. Non faremo il ripasso del futuro anteriore, non vale la pena, però sì del futuro semplice. Ah, un'altra cosa. Vi è arrivato qualche messaggio, quello che sì, ho inviato io? Sì? Sì. Super. Sì, al mail. Perfetto, grazie. Ok. Allora, futuro semplice. Io lo dico sempre. Il tempo verbale futuro semplice è come il suo nome. Semplice, è uno dei tempi verbali più semplici da coniugare. Basta imparare una regola corta e semplice e possiamo coniugare moltissimi, moltissimi verbi. Ok? L'uso anche è semplice, è un uso molto comune, molto ovvio, possiamo dire. Solo che, questo è importante, bisogna stare attenti perché noi, soprattutto in Cile, non usiamo molto il futuro quando parliamo del futuro. Ah, che è una cosa che è successo poco fa a Cecilia.
Que he dicho, estaba pensando, espero que el próximo año voy a tener la casa en la playa, ¿no? Per qualche ragione in Cile usiamo il voy a, il ir a, per parlare delle azioni future. In italiano quello non esiste in nessun modo. Ok? Il andare a non esiste. Noi usiamo direttamente il futuro. Per quello dicevo, io spero che il prossimo anno avrò la casa in spiaggia. Usiamo sempre il verbo al futuro, mai altre forme. Allora è molto più diretto. Ok? Bene. Vediamo la coniugazione del futuro semplice, che abbiamo detto, come vi ho detto, è molto molto semplice. Usiamo un verbo. Scegliete un verbo della notizia. Non so se avete la notizia lì vicino. Portata di mano, così scegliamo verbi nuovi, non facciamo sempre gli stessi verbi. Alzare non lo so. Non so se applica. Alzare, quale altro potrebbe essere? Essere o avere? Con are? Beh, comprare però. Comprare. Tornare. Tornare. Bene. Ok, usiamo uno di questi. Bene. Usiamo il verbo comprare. Allora, che cosa è sempre la prima cosa che dobbiamo fare con tutti i verbi regolari dell'italiano? Coniugarli con il pronome. La radice? Come, Laura? No, usare il pronome personale prima e poi coniugarlo. Non è necessario. Cecilia, perché io posso non usare il pronome, no? Se voglio, no, infatti è meglio non usarlo. Cecilia sì che ha detto qualcosa. La radice, come... Però come me lo puoi spiegare un po' meglio? Devi separare la radice del tempo verbale? Della terminazione. Perfetto. Devi separare la radice dalla terminazione. Benissimo. Adesso abbiamo la nostra radice che ripetiamo per tutte le persone. E dobbiamo mettere ovviamente le terminazioni. Chi ricorda quale è la terminazione per io? Comprerò. Allora la terminazione è? Ero. Ero. Molto importante. Perché are. Anche se il verbo finisce con are, la terminazione è ero, con e. Io comprerò. Al tu che cosa aggiungiamo? Erai. A lui, lei? Era. A noi? Eremo. Al voi? Erei? Erate. Quasi. Comprerete. Comprerete. E voi? Scusate, loro? Compreranno. Eranno. Occhio alla doppia N. Compreranno. Le doppie. Esatto. Io comprerò, tu comprerai. Lui, lei comprerà.
Noi compreremo. Ricordate sempre una M. Compreremo. Perché cosa succede se io dico compreremmo? Forse cambia il tempo. Sì, a quale? Non lo so. Al condizionale. Sì. Compreremo significa compraremos. Compreremmo significa compraríamos. E allora, come sempre, diventa sempre molto importante la pronuncia. Voi comprerete e loro compreranno. Doppia N, compreranno. Laura, mi puoi fare il verbo alzare, così al volo? Sì, credo. alzerò. Alzerei, alzeremo, alzerete, alzeranno. Perfetto. Cecilia, mi puoi fare il verbo tornare così velocemente? Tornerò, io tornerò, tu tornerai, lui, lei tornerà, noi torneremo. Torneremo. Torneremo, sì, sì. Voi tornerete? No. Sì, tornerete. Sì, tornerete. E loro torneranno. Perfetto. Bravo. Benissimo. Vediamo adesso verbiere. Pensate un verbo, uno nuovo, qualcosa di interessante, un verbo carino. Carino. Bere, no. Nere. Come? No, pensavo, però... che non sia volere, potere, dovere, sempre... A parte che sono tutti quelli, sono irregolari. Irregolare, sì. Rimanere. Rimanere, anche questo è irregolare. Ah, scrivere. 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 Un altro. Oggi non ho l'immaginazione, l'ho lasciata nel letto oggi. usiamo crescere. Uscire. Reire. Ah, reire. Tamanere. Sì. Correre e tornare. Sì. Bene. Allora, di nuovo, facciamo lo stesso. Separiamo la radice della terminazione. E aggiungiamo le nuove terminazioni. Che sono esattamente uguali a quelle dei verbi are. Allora aggiungiamo un ero. Ero. Erai. Era. Eremo. Erete. Scriveranno. Eran. Allora, io scriverò, tu scriverai, lui lei scriverà, noi scriveremo, voi scriverete, loro scriveranno. Marcella, mi puoi fare tu velocemente il verbo crescere? Sì, crescerò, crescerai, crescerà,
cresceremo, crescerete, cresceranno. Perfetto. E Laura, il verbo tornare? Sì, certo. Ah, perché tornare? Non mi dite niente, vedete? Che non, so, non, solo, non sono solo io, anche voi. Ah, sì. Tornare e are, e poi lo abbiamo già fatto. Allora, questo no. Dai, scegli un verbo, Laura. Quello che vuoi. Quale? Cadere, applica. Non ti serve. Non no? ti serve, è irregolare. Ah, puccia. Correre. Tessere. Tessere. Cosa tessere? Ah, yeah. Ok. Io tesserò, tu tesserai, lui tesserà, noi tesseremo. Voi tesserete, loro tesseranno. Mm-hmm. Sì. Perfetto. Vedete che semplice il futuro? Sì. Grammaticalmente, non della vita. almeno grammaticalmente il futuro è semplice. È il cierto futuro. Bene. E vediamo adesso ire. Partire, dormire, dai, come no, non ho nessuna immaginazione oggi. Rifornire. Ah, fornire, ah, è provvedere. Rifornire è volver a provvedere. Ah. Tu, per esempio, quando non so, se lavori, immaginate, lavorate in un supermercato e finisce qualsiasi cosa, la farina. Ah, ti chiederanno di rifornire la farina. Ah, ok. Portare la farina di nuovo nel suo posto. Fornire significa proveer, per quello il proveedor è il fornitore. Pulire, digerire. Bene, allora, di nuovo lo stesso. Separiamo radice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aggiungiamo di nuovo le terminazioni, che sono quasi, quasi, quasi uguali. Ah, are, ere erano uguali, adesso cambia solo una cosa, la prima lettera della terminazione. Invece di cominciare con e, comincia con i. Iro. Allora aggiungiamo iro. Iro. Irai. Irai. E poi è uguale alle altre. Ira. Ira. Dormirà. Iremo. Irete. Iran. Io dormirò, tu dormirai, lui, lei dormirà, noi dormiremo, voi dormirete, loro dormiranno. Sì. Cecilia, rifornire. Rifornire. Io rifornirò. Tu rifornirai. Lui, lei rifornirò. No. No. Lui, rifornirà. Perfetto. Noi riforniremo. Occhio alla doppia M. Sì. Non c'è. Riforniremo. Noi riforniremo. Mm-hmm. Poi rifornirete. Mm-hmm. Loro riforniranno. Ecco, brava. E Marcella, digerire? Digerirò. Mm-hmm. Tu digerirai. Mm-hmm. Lui, lei digerirà. Digeriremo. Digerirete,
digeriranno. Ah, digeriranno. Ecco, eh? Digeriremo, digerirete, digeriranno. Bene, occhio sì che al futuro abbiamo molti verbi irregolari, ok? Comunque, i verbi sono irregolari, ma sono molto simili a quelli irregolari. Eh? Cambia praticamente, cambia la radice, però poi le terminazioni sono sempre le stesse. Allora sono semplici. Mm? Per esempio, il verbo essere è irregolare, il verbo avere, i verbi modali. Allora, volere, potere, dovere. Il verbo bere, il verbo venire, il verbo andare, ci sono molti, molti, molti verbi irregolari. Fare, dare. Fare, dare, no, sì, dare. Mm-hmm. Allora, com'è il futuro del verbo essere? Io? Sarò. Sarò. Eh? Allora, noi abbiamo questo nuovo verbo, sarò, e alla fine possiamo dire che abbiamo una nuova radice, perché poi tutte le altre terminazioni saranno come sempre. Sarò, sarai, sarà, saremo, sarete, saranno. Adesso pratichiamo un po' anche pronuncia. Del verbo avere? Avrò. Avrò. Ah, poi me lo puoi dire completo, Marcela? Avrò, avrai, e io avrò, tu avrai, e lui, lei avrà, noi avremo, voi avrete, e loro avranno. Perfetto. Laura, volere, com'è? Verrò, no. Quasi. No, vorrò. Vorrò. Ok, visita ese. Me lo puoi dire completo? Sì, spero. Io vorrò, tu vorrei, lui vorrà, noi vorremo, voi vorrete, loro vorranno. Perfetto. Benissimo. Sì, sì. Cecilia, il verbo potere, lo sai? Potrò. Potrò. Me lo puoi dire completo? Io potrò, tu potrai, lui, lei potrà, noi potremmo, voi potrete, loro potranno. Esatto. Occhio sempre che, te lo ripeto perché allunghi un po' troppo la M del noi. Mm? Noi potremmo. Potremo. Potremo. Ah, io la largo. Sì, allunghi troppo la M. Potremo. Perché se la allunghi diventa condizionale. Marcela, dovere. Dovrò. Tu dovrai, lui lei dovrà. Noi dovremo. Poi dovrete, loro dovranno. Perfetto. E qua abbiamo la parte della pronuncia. Laura, com'è il verbo bere? Berrò. Berrò, perfetto. Poi? Tu berrei. Berrai. Berrai, sì, scusa, berrai. Lui berrà. Noi berremo. Voi berrete e loro berranno. Berranno, bene, con la B. Perdone, sì, è difficile da pronunciare. Molta R, con la R, molto R, e con la B, con la bocca chiusa, no? La B, B, berro. Benissimo. E invece Cecilia, a te tocca la bocca aperta. Com'è il verbo venire? Io verrò. Verrò. Con i denti contro il labbro inferiore, verrò. Verrò, tu verrai, lui, lei verrà, noi verremo,
Voi verrete, loro verranno. Verranno, esatto. Allora, sempre molto importante, non solo con questi verbi, eh. In generale nell'italiano, la differenza tra la B e la V. Eh? La V è quasi una F, V. V. Berro, verro. Okay. Bene, e finalmente Marcello, il verbo andare? Andrò. Andrò. Andrai. Andrà. Andremo. Andremo. Andremo, andrete e andranno. Perfetto, bene. Allora, nel libro, nel nuovo progetto italiano, abbiamo alla fine del libro, pagina, ecco, pagina 190, abbiamo una lista di verbi irregolari al futuro semplice. E sono un bel po', no? Molto importante sapere come si coniuga il futuro, perché non so se vi ricordate che cosa possiamo noi coniugare in base al futuro. Un altro tempo verbale. Ah, ok. Quale? Lo ricordate? No. Il condizionale. Sì? Il condizionale si coniuga in base al futuro. Per quello io, per sapere il condizionale di un verbo, devo pensare al io del futuro. Per esempio, il verbo essere, che io sarò, per sapere il condizionale, quello che faccio è cancellare la O, e quella è la mia radice del condizionale. E comincio io. Sarà. Sarei. Sarei, sì. Tu saresti, lui, lei sarebbe, noi saremmo, voi sareste, lo sarebbero. Sì? Allora la radice, praticamente il condizionale è l'unico tempo verbale che non usa la radice in base all'infinito del verbo, ma in base al futuro del verbo. Per quello avere, io avrei, volere, io vorrei. Potere, io potrei. Dovere, io dovrei. Bere, io berrei. Venire, io verrei. Andare, io andrei. E così con tutti i verbi. Dormire, dormirei. Rifornire, rifornirei. Digerire, digerirei. Sempre, sempre. Allora, il futuro, che a parte ovviamente è un verbo che usiamo, ho detto come usiamo molto di più in italiano che in spagnolo, almeno che in spagnolo cileno, è anche molto utile per imparare, per saper parlare bene al condizionale. Bene, velocemente, Laura, domanda. Sì. Che cosa farai il prossimo weekend lungo, che è il 21 giugno, mi sa? Che cosa farai? Puoi inventare anche. No, sicuramente dovrò lavorare. Dovrò lavorare, bene, con un verbo modale. E se non dovrai lavorare, che cosa farai? Io... Quiero decir, saldré. Io uscirei. Uscirò, perdón, sì. Io uscirò con i miei amici. O rimanerò, no. Come dico io? Irregolare, rimarrò. Rimarrò. O rimarrò a casa per dormire un po'. Brava. Molto utile.
Marcela, tu che cosa farai? Penso che farò una lunga passeggiata per qualcun bel posto. Per qualche bel posto. Per qualche. Bene. E tu, Cecilia, che cosa farai quel weekend? Non sapevo che era un weekend. Manca ancora un bel po'. penso che farò esercizi sport come italiano. Andrò alla montagna. Andrò in montagna. Andrò in montagna. Sì, montagna con sempre. Con mia sorella. Mm-hmm. Quello, non ho più planes, come si dice? Piani. Piani. Non più piani. Benissimo. Vedete che, come dicevo, usiamo sempre il verbo direttamente al futuro. Okay? Senza altre forme come usiamo in Cile. Diretto. Voy a ir a. Esatto. Io non dico voy a ir, dico andrò. Andrò. Bene, 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 bene. Non so se avete domande, dubbi, commenti. Credo che questi verbi, in generale, tutti i verbi si devono praticare molto perché è facile di confondersi e di sbagliare, specialmente con questa cosa del condizionale e il futuro semplice. Per me, almeno, è un po' difficile. Sì, sì, sì. Beh, comunque, la bella notizia è che adesso, quando riprenderemo la materia, che tocca quest'anno, che manca pochino, e dobbiamo ancora vedere di nuovo il condizionale, se non sbaglio. Allora, rinfrescheremo l'informazione un'altra volta, quello è utile. Sì, però questo è vero, che dobbiamo imparare a memoria moltissimi verbi, sì, lo so. Sì. Però bene, io sono molto contento perché oggi i primi 45 minuti di lezione avete parlato. A me quest'anno interessa di più quello. È meglio che parlate invece di stare materia, serve di più. Sì, Cecilia, dimmi. Magari questa è una brutta domanda, ma... Dimmi. Ma che significa sarei come il condizionale? È come... Io seria. Io seria. O estaría. Esa. Voy a decir el verbo ser, ser o estar. Yo sería o yo estaría. Yo estaría. Ok. Tú puedes decir, por ejemplo, se... que debemos usar el conjuntivo. Se tú me dassi, que es un otro tiempo, ¿verdad? Se tú me dassi un regalo, yo sarei contento. Ok. Okay. Si me dieras, yo sería, yo estaría. Ok. Tú me das, sí, me sabes. Conjuntivo un otro que... Uf. Quello difícil, pero no lo vedremo. Yo sarei contento, o sea, yo estaría contento. Sí, sí, sí. Bene, allora, per oggi finiamo.